Ciao ragazzi, mi presento. Io sono Leonardo e mi piacciono molto i dinosauri. Fin da quando ero molto piccolo, passavo le giornate a sfogliare libri su questi incredibili rettili che hanno popolato la Terra milioni di anni fa. Voglio presentarvi subito i miei amici. Prima di tutti c'è lui, Mauro, il T-Rex più simpatico del Giurassico. È un po' vanitoso ed ha un'intera collezione di cravatte e farfallini. Non è di molte parole, ma è un amico sincero. Poi c'è Tritch, un triceratopo morbido e tenerone. All'inizio Mauro e lui non andavano d'accordo e bisticciavano spesso. Ora però sono inseparabili. Venite in giardino con me che vi presento un altro mio amico. Da qualche tempo a casa mia è arrivato anche Biscotto, che in realtà non è un dinosauro, ma uno pterodattilo venuto dallo spazio. Infine, a farmi compagnia, c'è Piuma, il mio coniglio bianco e nero, che ha subito fatto amicizia con tutti i miei dinosauri. Sapete che una volta mi è successa una cosa dino incredibile? Ho trovato un tirannosauro in piscina! Era appena cominciata l'estate e faceva già molto caldo. Io stavo aiutando mamma a fare un po' di pulizia in giardino. Bisognava spazzare le foglie secche da terra e far sparire un po' di ragnatele dal muro di casa. Papà, intanto, stava pulendo la piscina che montiamo ogni estate. Mauro e Tritch lo osservavano incuriositi dal bordo. «Attenti a non cadere! Vi ricordo che non sapete nuotare!» li ho avvertiti io. Un attimo dopo... Splash! Sul fondo della piscina c'era Mauro, il T-Rex più combinaguai del mondo. Mauro! Per fortuna c'era un retino proprio lì a portata di mano e sono riuscito a ripescare il tirannosauro tutto gocciolante. E meno male che quel giorno Mauro non indossava una delle sue eleganti cravatte, altrimenti si sarebbe inzuppato pure quella. Mauro, come hai fatto a cadere in acqua? All'improvviso mi è venuto un sospetto. Tritch, lo hai spinto tu? Ho chiesto al mio amico triceratopo, ma quello non mi ha neanche risposto. Se stava lì sul bordo della vasca e fischiettava facendo finta di niente. Mauro, sei scivolato? No. Ti ha spinto Tritch? Sì. Ho messo Mauro ad asciugare sul bordo della vasca e ho guardato ancora negli occhi il triceratopo che continuava a fare finta di niente. Un attimo dopo. Splash! Questa volta a finire in acqua è stato Tritch. E indovinate un po' chi l'ha fatto cadere? Mauro, certo. Non volete proprio andare d'accordo, vi fate sempre dispetti. C'è da dire che Tritch è un po' più bravo a nuotare di Mauro. Lui almeno riesce a stare a galla e non ho dovuto ripescarlo con il retino. Peccato che appena ho tirato fuori dalla piscina Tritch e l'ho lasciato asciugare al sole, Mauro ha fatto un doppio tuffo carpiato e si è ributtato in acqua. Evidentemente il caldo doveva pesare anche ai miei amici dinosauri, perché quello che era iniziato come uno scambio di dispetti, poi è finito con una fantastica gara di tuffi acrobatici e schizzi preistorici. Tra l'altro ho scoperto che Mauro è bravissimo a stare in apnea, sa trattenere il respiro molto più a lungo di me. Mauro, Tritch, aspettatemi, arrivo anch'io, tuffo bomba!